Le sfide per Tezuka arrivano proprio dai giovani aspiranti mangaka cresciuti con la lettura delle sue opere. È il caso di Mitsuteru Yokoyama. L'autore inizia a scrivere manga mentre frequenta ancora le scuole superiori, ispirato, come abbiamo detto, dalle prime opere del giovane Tezuka. Il ragazzo spedisce le sue opere a più case editrici possibili ed insegue il sogno di essere pubblicato fino al 1955, quando l'editore Tokudo gli commissiona quello che sarà il suo debutto nel mondo del fumetto giapponese. Un volume unico intitolato Otonashi no Ken, spada senza suono. Proprio Tezuka viene impressionato positivamente da questo debutto e ciò dà ancora più spinta a Yokoyama, che l'anno seguente, nel 1956, ispirato dalla sua esperienza in guerra, crea Tetsujin 28 Go, Super Robot 28. Tetsujin è il primo robot comandato a distanza della storia del manga ed è un precursore del genere mecha che tempo dopo conquisterà il Giappone. Nota al di fuori del Giappone anche come Iron Man 28 e Gigantor, questa serie parla del giovane Shotaro Kaneda, un ragazzo alla guida di un robot ideato dal suo defunto padre. La struttura narrativa viene sviluppata in brevi episodi di 2-3 capitoli ciascuno. Piccola curiosità, il nome del protagonista sembra essere anche all'origine del termine giapponese Shotakon, parola che indica l'attrazione per ragazzi molto più giovani, proprio come lui, e corrispettivo maschile di Lolicon. Il nome del robot viene invece dal fatto che sia il 28esimo tentativo, finalmente funzionante, da parte dei dottori Shikishima e Kaneda, collaboratori del Centro di Ricerche Militari Giapponesi, durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, di creare un esemplare perfetto di robot telecomandato. La guerra però finisce durante i loro innumerevoli tentativi, ed il robot viene quindi affidato per scopi non bellici al figlio di Kaneda, che dimostra immediatamente un'eccezionale abilità nel manovrare Tetsujin 28 e che mette subito questa abilità al servizio della giustizia. L'opera accompagnò i lettori della rivista Shonen per 10 anni esatti, fino al 1966, e vanterà 2 adattamenti animati per la TV, oltre al film animato Tetsujin 28 Go, Hakucho no Zangetsu del 2007. Nonostante la scarsa diffusione fuori dal sollevante, Mitsuteru Yokoyama fu un autore molto prolifico e vario, scrivendo negli anni opere shonen, shoujo, per adulti, fino anche a racconti storici su Cina, Mongolia e Giappone. Discreta fortuna in Occidente ebbero alcune serie anime tratte dai suoi fumetti, come Maotsukai Sari, ovvero Sally la Maga, serie prodotta da Ikari Production e Toei Animation in 109 episodi trasmessi in Giappone su TV Asahi, oppure Babirunisei, Babil Junior, sempre prodotto da Toei in 39 episodi su TV Asahi, oltre ad una serie di 4 OAV, Original Anime Video, ovvero speciali episodi animati, solitamente di durata maggiore rispetto ad un episodio di una serie anime, prodotti direttamente per il mercato dell'home video.